vincere fa sempre piacere, ma vincere all'ultimo secondo in un derby sentito è, diciamo così, una bella soddisfazione. La partita di oggi per me contava, al di là dei punti che sono fondamentali in questo momento, contava vedere i ragazzi che davano una risposta di carattere rispetto alla figuraccia che abbiamo fatto alla Spezia. Devo dire che questa c'è stata. Ancora facciamo tanti errori rispetto magari a un po' troppa fortuna che agli altri questa volta è andata bene sul tiro, a noi non è andata bene. Quindi diciamo che la strada continua, è da continuare, andiamo su questa linea, miglioriamo un po' il tiro, miglioriamo un pochino la parte in attacco, la difesa oggi ha fatto un po' il suo, a tratti, insomma diciamo c'è ancora da lavorare. È una squadra come noi, San Giovanni, quindi complimenti a loro perché hanno fatto veramente una bella partita, complimenti a Franceschini, complimenti alla società Synergy, però questa volta per fortuna è andata bene a noi. Sicuramente non siamo belli come eravamo qualche mese fa, ma dobbiamo recuperare innanzitutto gli infortuni. Dopo che avremo recuperato gli infortuni proveremo a ritornare belli come prima, cercando anche di vincere, perché belli è non vincere. Che è stata una settimana, lo sappiamo, immagino, ancora più difficile quello che sappiamo, perché venivamo da un periodo da ottime prestazioni, ci mancava sempre un pezzettino per chiudere, diciamo, il cerchio e portare a casa i punti. Settimana scorsa è arrivata una sconfitta bruciante che secondo me è stata etichettata in maniera troppo negativa, quando in realtà per l'80-90% della partita abbiamo fatto veramente veramente bene. Per quanto riguarda oggi, era fondamentale i due punti. Io ho capito un po' la situazione, ho capito che i primi due quarti dovevo spingere di più del solito, nel senso che la squadra era un po' in difficoltà e io avevo un discreto ritmo e degli accoppiamenti favorevoli, dovevo massimizzare. Poi ho pagato sicuramente un po' di stanchezza, però non importa quello, insomma, l'importante è aver vinto e portare questi due punti a casa e sperare, insomma, che siano da stimolo per una buona settimana per arrivare bene alla partita di sabato prossimo.